Buonasera a tutti e bentornati al TG11. Alle elezioni regionali 2010 nella circoscrizione di Monza e Brianza sono 5 seggi assegnati: due per il PDL, Massimo Ponzoni e Stefano Carugo, due per il PD, Giuseppe Civati ed Enrico Brambilla, e uno per la Lega con Massimiliano Romeo. Per tutti si aprono le porte del Consiglio regionale, per qualcuno forse una poltrona è già in caldo. Vigili del fuoco e carabinieri di Monza al lavoro ieri sera a Villa Santa per mettere in sicurezza un cantiere allagato in Via Negri, al confine con il parco di Monza. Stando alle prime informazioni, sembra che dopo il forte temporale del pomeriggio, dopo le 19, una roggia dell'Ambro abbia rotto gli argini e si sia riversata nell'area su cui stanno sorgendo delle nuove abitazioni, scavalcando facilmente un muretto di cinta e riempendo lo scavo ricavato per la realizzazione dei box. L'acqua ha sommerso le scavatrici e ha minato la base di una gru, rendendola pericolante. Una volta sul posto, i volontari della Protezione Civile hanno chiuso la roggia e i vigili del fuoco hanno spirato l'acqua. Non ci sono stati feriti. Si è spenta all'età di 110 anni nonna Antonietta, la monzese più anziana nata a Rovagnate il 7 ottobre del 1899, ma residente a Monza da più di 100 anni, dove il padre ristoratore gestiva una trattoria. Antonietta Rocca amava raccontare barzellette, giocare a carte e leggere la mano al personale della residenza Sant'Andrea di Monza, dove viveva dall'agosto del 2002. Antonietta lavorò come sarta e cucitrice di fodere presso un cappellificio di Via Dante, non smettendo mai di dare una mano nella trattoria di famiglia. I funerali si sono svolti oggi nella vicina chiesa di Santa Gemma, in via Lissoni, a Monza. Le previsioni del tempo per domani, 1 aprile, giovedì. Il cielo sarà ovunque nuvoloso, con schiarite da ovest nel pomeriggio, precipitazioni deboli sui settori centro-orientale, in graduale esaurimento dal pomeriggio iniziare da occidente. Neve oltre 1100 metri, a 900 metri su nord-ovest. Temperature minime stazionarie tra i 2 e gli 8 gradi e massime in calo tra i 12 e i 16 gradi. Io vi ringrazio per l'attenzione, l'appuntamento è per domani, una buona serata a tutti.